questo esperimento, perché proprio questo è un esperimento. Esperimento numero uno, provo dunque, come molte delle iniziative che si fanno qui in assaggi, cioè, ormai queste cose vengono riprese così sono disponibili come. Si spera che funzioni senza dover usare necessariamente questo coso che è fastidiosissimo da usare. Io cerco di tenere un tono di voce abbastanza alto per cui probabilmente la registrazione funziona ugualmente. Allora, quattro chiacchiere di introduzione sono necessarie per capire a chi sono, b cosa stiamo facendo qui e chi cosa non facciamo qui. Allora, vabbè, io mi chiamo Gianni Battimelli e sono un ex a questo punto, no? Docente, nel senso appena andato in pensione, quindi adesso non devo fare le cose che mi divertono, del Dipartimento di Fisica della Sapienza. Non sono un fisico teorico, non sono uno specialista di relatività, mi sono occupato tuttavia di storia della fisica, però anche parecchio di questioni, diciamo, di didattica della fisica, di insegnamento, di vari alcuni elementi di fisica moderna, cosiddetta moderna, quella che è ormai del secolo, a livello di scuola media superiore. E su questo ho anche interagito abbastanza con molti docenti superiori, alcuni dei quali tra l'altro sono qui. Quello che vorrevo fare, queste cose che ho messo in cantiere, questi quattro incontri, che poi sono quattro, ma sono diventati cinque, a questo punto siamo liberi, entro i limiti dello spazio che ci concede assaggi, di fare esattamente quello che ci pare. Non vogliono essere degli incontri così saltuari in cui si chiacchiera a ruota libera di questioni relativistiche e non sono un surrogato di un corso universitario di relatività ristretta. Se dovessi provare a definire che cosa vorrei fare qua, poi mo vediamo come riusciamo a capirci, perché si tratta di capire chi siete voi, no? Diciamo che vorrei provare a fare come se fossi un docente di scuola media superiore, vorrei raccontare la relatività ristretta agli studenti di un quarto o quinto anno di liceo scientifico, in maniera un po' più pulita di come ritengo si faccia abitualmente, a giudicare da quello che sento dire e dai manuali in circolazione, senza imbrogliare sui concetti fondamentali, che è una cosa fondamentale, e mantenendo però il livello a un livello di esposizione formale assolutamente accessibile a questo livello scolare, quindi senza perdersi in formalismi minkowskiani, quadri vettori, covarianze, cose strane che non sono essenziali per capire i concetti fondamentali di cui vogliamo parlare. Dopodiché è ovvio che se qua dentro c'è qualche fisico teorico vorrà farmi le bucce, perché per l'appunto non sto facendo questa cosa. Quindi questo significa, secondo conclusione necessaria, tutte le domande che sembrano stupide sono le domande fondamentali da fare, perché siccome ragionevolmente, anche se più o meno vi sono fatto un'idea, voi siete una audience disomogenea, è verosimile che quasi tutte le cose che dirò saranno già note a buona parte dei presenti, che però magari sono qui perché così sono amici oppure gli fa piacere sentirsene riproporre in una maniera, ma molte delle cose anche di base probabilmente che comincerò col dire saranno invece alquanto astruse invece per alcuni dei presenti. E quindi è ovvio che siccome lo scopo di questa cosa non è né fare un esame alla fine né rilasciare certificati di idoneità, ma capirsi su alcuni concetti fondamentali, è regola numero uno, sa da procedere in modo tale che tutti riescono a capire quello che stiamo facendo, e quindi chi non capisce, non perché dico cose perché non sono ovvie alcune delle cose che vado dicendo, per favore interrompetemi, perché sennò il gioco finisce. Viceversa, sono proibite tutte quelle domande fatte da chi le cose le sa già e che vuoi fare la domanda per far vedere, perché sarebbe magari un punto interessante, ma che richiederebbe per essere affrontata di saltare subito di piano, di fare finta di stare al terzo anno del corso laureato in fisica. Queste non le trattiamo, perché sennò tagliamo fuori automaticamente una fetta significativa della audience e non va bene. Detto questo, facciamo un attimo di brainstorming dei presenti, diciamo così.
quanti sono quelli che hanno un background scientifico, intendendo con questo non che hanno fatto il liceo scientifico, quello se lo sono dimenticato, ma che sono insegnanti di materie scientifiche o che hanno una laurea scientifica, scusate. Una consistente maggioranza, come era in parte prevista. Quelli che non sono noi, tanto per avere un'idea, chi sono, che sono per esclusione gli altri. Quindi voi non contate perché siete qui per sbaglio, se voi non conto. Lei la conosco, quindi la contate anche lei. Laurea in filosofia, diciamo classico, insomma. Curiosità. Reminiscenze, no, che è la cosa che mi interessa, perché questa è quella devo dire. Sono convinto, e questa è un'affermazione, insomma, numero uno, che per parlare di queste cose non è necessario appunto usare. Però, siccome stiamo parlando di fisica, un minimo del linguaggio che serve per parlare di fisica, cioè di matematica elementare, serve, altrimenti si chiacchiera senza capire le cose di cui si parla veramente. La matematica che userò non va oltre le quattro operazioni, giuro. E un paio di cose che vi posso raccontare anche a voi. Diciamo, ci siamo come reminiscenze scolastiche. Allora, va bene, perfetto. Cominciamo sta chiacchiera. Cominciamo lasciando perdere, Luca Manuco dice teoria, ah no, un'ultima cosa, scusate, questo ciclo di chiacchiere riguarda quella che si chiama normalmente la relatività ristretta. Come è noto probabilmente, poi Einstein sviluppa questa cosa, cresce e diventa una cosa più complicata, che è la relatività generale, che in realtà è una teoria della gravitazione più correttamente, nel nuovo spazio-tempo, di quella non ne parliamo. La ragione principale non è solo il fatto che per parlare opportunamente di relatività generale ci vuole una matematica per cui le quattro operazioni non bastano, ma è soprattutto il fatto che io non la so. L'ho mai studiata da studente e poi occupandomi di storia della fisica non la so, vuol dire non la conosco abbastanza bene da avere la faccia tosta di andarla a spiegare in modo elementare a chi non la conosce meno di me. Ecco. Mentre invece sulla relatività speciale, anche se non faccio di mestiere il fisico delle particelle, penso di sapermi muovere con una certa tranquillità. Allora, la prima cosa, il nome. Perché si chiama sta cosa teoria della relatività? Perché? Qualcuno ha delle ipotesi? Domanda, ma è quello che faccio una volta, le domande le faccio io, perché sennò mi gusto cesso, perché la faccio a parlare con mia figlia. Perché si chiama, qualcuno ha delle idee, sì sicuramente qualcuno ha delle, ma perché si chiama teoria della relatività? Cancellata la risposta che danno, perché tutto è relativo, no? Allora, è un nome, la povera crista, si chiama così, ma veramente è un nome infelicissimo. Se si chiamasse come dovrebbe essere chiamarsi, casomai, teoria degli invarianti, sarebbe una cosa molto più soddisfacente, ci saremmo risparmiati un sacco di scempiaggini mediatiche su questa faccenda. La parola comunque relatività, a sua volta, deriva da un concetto che invece è noto, e poi cominciamo da là. Cioè, io credo che oggi, prima di questo primo incontro, di relatività, nel senso della relatività di Einstein, insomma, non parleremo quasi per niente, perché mi serve per poterne discutere in maniera appropriata a fare un ripasso ragionato in modo non canonico di che cos'è la meccanica classica, perché se no non si capisce poi perché uno deve fare delle altre cose, cambiare le cose, aggiustarle, non riesce poi. Allora, siamo d'accordo che io sono fermo? Io no relativamente, infatti non sono fermo manco per niente in questo momento, ma non solo io naturalmente, adesso mi sto anche muovendo, ma non è vero, sono fermo rispetto al mio pennarello. Sto girando a circa 40.000 diviso 24, fa circa 200 approssimativamente, un po' di meno, chilometri all'ora intorno all'asse terrestre. Ci stiamo muovendo tutti quanti a circa 40 km al secondo, giù di lì,
nell'orbita intorno al Sole, per non parlare di quello che stiamo facendo come sistema solare, che stiamo schizzando chissà come, dove, non si sa bene. Allora, questa cosa, che adesso uno la dice, è ovvio, no? Qualcuno l'ha detto, insomma, muoversi è un concetto che ha senso relativamente a qualche cosa, qualche cosa lo definiamo un po' meglio. Questa ovvia cosa, tanto ovvia non è, perché cioè, se ci sono voluti circa 2000 anni di pensiero umano per arrivare a capire che il movimento è un concetto relativo, vuol dire che non è così banale. Tanto è vero, naturalmente non lasciamo perdere la storia, perché poi la storia della relatività del movimento è una storia antica, ma insomma, con qualche buona ragione, sì, asterisci dice, e per quello che ci riguarda va bene come approssimazione, che questa cosa è uno dei cardini intorno a cui si costituisce la moderna scienza del movimento agli inizi del Seicento. Lasciamo perdere le sottigliezze storiche, funziona. La cosa importante è capire, ricordarsi, no? Che fino a quel momento, tra stare fermi e muoversi, c'è una differenza ontologica. E quindi il problema della scienza, della fisica, della fisica del movimento, della meccanica, chiamatela come volete, insomma, del problema, è capire perché i corpi si muovono. Perché per muovere un corpo ci deve essere una causa. Questa è, adesso lo sto semplificando, non so. Distruggere questa cosa e accettare il fatto che tra stare fermi e muoversi non c'è assolutamente nessuna differenza, ma è solo una questione di punti di vista. Adesso in poi i punti di vista lo userò tranquillamente come modo di dire. Se volete essere più scientifici, chiamatelo sistema di riferimento, ma è la stessa cosa. Con buona pace, se gli studenti si dicesse che il sistema di riferimento vuol dire cambiare punti di vista, sarebbe molto più semplice, tra l'altro, no? Cioè, si capisce di che si parla. Io posso guardare questa stanza dal mio punto di vista, che sono fermo rispetto a questa stanza, e allora ha senso dire che lui sta fermo e questo si muove, ma implicito rispetto a. Oppure posso guardarla con altrettanta legittimità, no? Dall'automobile che sta passando qua fuori su via, come si chiama, a 25 km all'ora, rispetto alla quale noi tutti ci stiamo muovendo nella direzione opposta, a 25 km all'ora da quell'altra parte. Allora, e quindi la parola relatività è legata fondamentalmente a questa idea. Poi tra l'altro la parola principio di relatività come tale è entrata nel linguaggio della fisica solo un centinaio d'anni fa in realtà, come locuzione esplicita. Ma l'idea è questa, non il principio. L'idea, il motivo per cui c'è la parola dentro, la parola relatività, è questa, è l'idea della relatività del moto. Il moto di per sé non esprime nulla di essenziale sulle proprietà di un corpo, ma semplicemente il fatto che viene osservato da un particolare punto di vista o sistema di riferimento. Tra l'altro, da questo punto di vista, scusate il gioco di parole raffinatissimo, come diceva Gallavotti, la grande disputa che dà origine alla nascita della scienza moderna, cioè il dibattito tra il sistema copernicano e il sistema tolemaico, ovvero se sia il Sole che sta fermo e la Terra che gli gira intorno, o la Terra che sta ferma e il Sole che gli gira intorno, è un dettaglio che non ha nessun senso. È semplicemente una questione di scegliere il sistema di riferimento rispetto al quale si vogliono descrivere i fenomeni. Tolomeo aveva scelto quello con la Terra al centro, che è lo stesso che scelgono gli ingegneri della NASA quando fanno i progetti per mandare missili sulla Luna, perché mica fanno i calcoli del sistema copernicano, adesso mica scegli. E invece qualcuno ha deciso che stava fermo il Sole, che è un'affermazione altrettanto, se presa in assoluto, priva di senso, quanto asserire che la Terra resta ferma. Sta fermo nessuno dei due, o quello che decidete voi di vedere fermo, a seconda. Benissimo. Allora, questo però ha una conseguenza fondamentale per la fisica, che la domanda, che era stata la domanda della fisica fino a, diciamo, per lei, Newton, fino al Seicento, e cioè perché i corpi si muovono, è una domanda che non ha più nessun senso. La domanda diventa un'altra: perché un corpo che si muove, dove si muove può anche voler dire sta fermo, stare fermi vuol dire muoversi con velocità uguale a zero, appunto. Perché un corpo che si muove cambia il proprio stato di moto, cioè cambia la sua velocità,
Se questo succede, vuol dire che sente l'effetto di qualcos'altro nel mondo che interagisce con lui, che gli fa il solletico, che gli dà il cazzotto, che fa sentire la sua forza su questo corpo. E questa cosa è quella che alla fine viene codificata, e qui naturalmente non mi metto a scrivere equazioni differenziali del secondo ordine, ma questo sarebbe nella... in quella via propriamente o meno, lasciamo perdere, insomma, si chiama comunque il secondo principio della dinamica, la seconda legge di Newton, eccetera, eccetera, che dice che va letta, allora, diciamo, come si legge, come si legge questa cosa? Appunto ci sono così nelle attività del linguaggio, no? Allora uno dice la forza è uguale alla massa per l'accelerazione, vabbè, se uno dice una cosa del genere lo boccio, non di niente questa cosa, la forza è uguale alla massa per l'accelerazione è un nonsense, dilla in italiano, please. Allora, questa cosa è una scrittura formale che condensa la seguente idea. Questo coso è l'oggetto simbolico che designa il fatto che l'oggetto di cui stiamo parlando è sottoposto all'azione di qualcos'altro. Infatti a me piace di più la parola interazione, perché interazione vuol dire azione tra, che richiede l'esistenza di due oggetti, uno dei quali fa sentire in qualche modo il suo effetto su qualcos'altro, no? Allora, l'oggetto di cui parliamo, che è un oggetto che ha una sua caratteristica, che si chiama massa, va bene? La massa, la quantità di materia, la roba, le cose. L'oggetto ha una massa, sente l'effetto di qualcos'altro, e l'effetto di questo qualcos'altro su di lui produce su di lui una variazione dello stato della sua velocità, cioè un'accelerazione. L'accelerazione è un cambiamento di velocità, no? Nel senso anche usuale della parola. E la presenza di un'accelerazione quindi è indicativa della presenza di una interazione, e l'effetto di una interazione è tanto minore quanto maggiore è la massa del corpo. Quindi in questo senso la massa rappresenta quella che è, anche, che è sinonimo nella meccanica classica dell'inerzia. Anche questo nel senso usuale del termine. L'inerzia è la resistenza a cambiare, no? E la massa è la resistenza a modificare lo stato di moto. A parità di forze, la massa più grande produce un'accelerazione più piccola, insomma, questa è grosso modo. Ho tolto tutto questo discorso, ci sarebbe da fare una menata infinita che non è ancora risolta, che in realtà richiederebbe di addentrarsi dentro questioni sofisticate, su in quale sistema di riferimento bisogna mettersi, perché tutto questo sia valido, perché le forze apparenti, la forza centrifuga, i moti facciamo finta, soprassediamo. Supponiamo di avere definito un particolare sistema di riferimento, lo definiamo in maniera più pulita che vuol dire, insomma, punto di vista, rispetto a cui vale questa roba, e poi quello che qui c'è scritto, beh, adesso lo vediamo. Allora, visto che dobbiamo scribacchiare un po' di cose, fissiamo le idee su un caso stupido e semplice di questo mondo. Perché? Dunque, che cosa vogliamo fare? A noi che ci interessa fare la fisica. Che vuol dire fare la fisica? Studiare le proprietà del mondo, quello che sta là fuori, indipendentemente da come noi lo guardiamo. Va bene? Allora, se questa è la cosa che ci interessa, è chiaro che, per esempio, misurare la velocità di un corpo di per sé è un'operazione assolutamente idiota, perché non ci dice nulla sulle proprietà del mondo, ci dice solo da che punto di vista lo stiamo a guardare noi, e chi se ne frega, insomma. Se un oggetto sbatte contro un muro, la cosa che io voglio capire è l'effetto fisico della interazione fra l'oggetto e il muro che produce certi fenomeni fisici. Che io lo guardi, quel fenomeno, stando fermo rispetto al muro o camminando di fianco all'oggetto, la cosa non ne cambia niente. Quello che voglio capire sono le proprietà dell'impatto, della interazione che avviene. Va bene? Quindi la prima cosa che sarebbe bene ricordarsi, non lo sappiamo tutti queste cose forse, però non si dicono mai a scuola, è che la prima cosa da fare è distinguere tra ciò che è convenzionale e ciò che è intrinseco del mondo, quando parliamo del mondo. Quello che dipende dal nostro punto di vista non ce ne può fregare di meno. Quello che ci interessa sono le proprietà del mondo suo, lui, che non dipendono dal modo in cui io lo guardo. D'accordo? Quindi, indipendentemente dal sistema di riferimento rispetto a cui osservo il mondo esterno, le cose che davvero mi interessano sono quelle che sono, e qui introduciamo un'altra parola chiave del discorso, invarianti
rispetto al punto di vista, cioè rispetto a un cambiamento di sistema di riferimento. E noi abbiamo detto una bella frasina di fisica teorica, questa cosa scema scema, insomma. Il botto che fanno le macchine che si scontrano è quello che è, e non dipende dal sistema di riferimento rispetto al quale lo vado a descrivere. Alcune delle proprietà, quelle sono quelle interessanti, e altre sono accidenti, d'accordo? Allora, questa quindi è una buona legge, ed è la legge, diciamo così, della dinamica, perché? Beh, questa è invariante. La massa del corpo è la massa del corpo, che è quella che è. Come lo guardo, fermo in movimento, quella sedia ha una massa di 32 kg e 550 grammi. Questa è la cosa che esprime come i due corpi si sentono fra loro, e anche questa dovrebbe ragionevolmente essere una cosa che non dipende da come li guardo, perché sennò che c'entro io, osservatore, no? E questa pure adesso lo vediamo un attimino, è anche quella una grandezza invariante, quindi vedete una buona legge. Allora fissiamo un attimo le idee, visto che dobbiamo giocare a passare da un sistema di riferimento a un altro, bastano due, poi il discorso vale per tutti gli altri segni. E capire cosa resta invariante e cosa no quando passo da uno all'altro, devo darmi una ricetta, devo costruirmene due semplici per fare l'esempio, e poi darmi una ricetta che mi permette di passare da uno all'altro e capire che diavolo succede. Allora, per fissare le idee è sempre quello, ma tanto va benissimo, c'è il solito esempio, i due sistemi. Intanto limitiamoci, intanto questo non cambia niente dal punto di vista concettuale, però ci significa la vita con le scritture, a considerare soltanto movimenti rettilinei. Quindi ci avete un corpo che si muove lungo una linea retta, in un certo modo, e questo corpo lo osserviamo da due diversi sistemi di riferimento, tanto per essere originali, chiamiamo S e S', poi anche chiamati Ferdinando e Isabella, S S' fa più scientifico ed è più comune, no? Per definire un sistema di riferimento vuol dire, lungo questa retta su cui avviene il moto, fissare un'origine, stabilire una scala, per esempio misuro le distanze in metri, tutte queste cose passano, no? Orientarlo, questo è il verso positivo, per esempio, quindi il verso positivo, negativo è quell'altro. Poi siccome sto studiando il movimento devo definire il tempo, come misuro tempi, allora decidiamo che nel quando gli oggetti che ho convenzionalmente chiamato origini del sistema di riferimento coincidono, prendiamo quello come tempo t uguale 0, invece semplifichiamo la vita ulteriormente. Tutte convenzioni queste, non c'è niente di fondamentale, però facciamo la convenzione più semplice possibile. E poi diciamo che questo sistema di riferimento si muove con una certa velocità u in quella direzione rispetto all'altro. Esempio scemo che se va sempre, il tizio fermo sulla banchina di una stazione e il tizio che sta dentro lo scompartimento del treno che transita a 100 km all'ora sul binario. Nel momento in cui i due sono uno di fronte all'altro, tric, facciamo scattare il cronometro, poi ognuno dei due piglia tutte le grandezze fisiche, guarda il mondo dal suo punto di vista. Allora le coordinate, qui sarà x, qui sarà x', sono il numero che indica in metri la posizione degli oggetti nel sistema di riferimento. E adesso lo scrivo, poi se non se poi faccio un po' di esempi per chi non forse c'è niente, po' di vero, è banale, ma può essere uno che vede per la prima volta queste cose, quindi giustamente vediamo come funziona, no? Quelle che si chiamano le trasformazioni, cioè le regole che ci permettono di passare dalla descrizione in un sistema di riferimento alla descrizione nell'altro sistema di riferimento, sono banalissime. E sono queste. Allora, parto con la seconda. La seconda è talmente intuitiva che non si scrive mai. Il tempo è uguale per tutti. Il tempo è quella cosa che scorre in modo uniforme, bla bla bla, insomma, 5 secondi per il tizio che sta sulla banchina sono 5 secondi per il tizio che sta sul treno, no? È ovvio. Però è il caso di ricordarselo, anche se non lo si dice mai, perché è una delle cose che poi dovremmo cambiare, quindi, una delle stranezze tra virgolette della relatività. E questa è banalmente la regola che usiamo, no, non questa,
Questa è la regola che ti dice se a un certo istante nel sistema S trova un corpo nella posizione X, la sua corrispondente coordinata nel sistema S' è data da questa elementare, questa capisce perché U è la velocità relativa con cui è la velocità relativa, giusto? Con cui questo si muove rispetto a questo. Quindi fai conto, questa sia la banchina del treno, della stazione. Quindi io ho un osservatore che sta fermo qui e guarda il mondo fermo sulla banchina, no? E poi questo invece è il treno, è il sistema di riferimento appiccicato, diciamo così, dal treno che passa. O primo è il tizio che sta nello scompartimento del treno e che viaggia in questa direzione. Allora, per esempio, qual è in questo sistema di riferimento qui? La posizione del tizio nello scompartimento è sempre x' uguale a 0, lui sta sempre lì nell'origine del suo sistema di riferimento, giusto? Come vede quest'auto? Lo vede allontanarsi là. E quindi 0 è uguale la coordinata del tizio meno ut, se fate ut è di quanto ti sei spostato il tempo t andando a velocità 1, vado a 100 km all'ora e gli altri 2 ore mi sposto di 60 km, e quindi basta giocarci un po' con i numeretti, insomma, questo, su questa cosa è, se, non è complicato, insomma, è, poi possiamo fare i compiti a casa. Quanto ci arretra quello? Ma la cosa più semplice e più divertente di tutte voi è che se uno considera che la velocità è quanto spazio fai diviso quanto tempo ci hai messo e usi questa regola, da queste segue la legge classica di composizione delle velocità. Se V è la velocità di un corpo nel sistema S, La velocità con cui che viene misurata nello stesso corpo nel sistema S' è data da questa legge, e questa, anche se è una diretta conseguenza delle due, è quella che usiamo tutte le volte quando facciamo un sorpasso, banalmente. Se io sto andando a 120 km all'ora e supero una macchina che va a 80 km all'ora, rispetto a me, quella macchina a che velocità va? Meno 40, perché me la vedo venire in conto. Meno 40 km all'ora, eccola qua. Tradotto in questi termini, cosa vuol dire? Io sono questo. Anzi, in realtà qui potrei mettere tre sistemi di riferimento. L'autostrada, la macchina numero 1 e la macchina numero 2, fate come vi pare. Insomma, io sono questo. Che sto andando qua a 120 all'ora, che se ne fischia. Questo sta andando qua a 80 km all'ora, io guardando questo lo vedo andare in là a 40 km all'ora, lo vedo venire verso di me, quindi nel verso opposto a quello in cui stiamo procedendo tutti e due, insomma, si capisce in costanza. Il casellante, l'automobilista, a che velocità si muove il casello dell'autostrada rispetto al tizio che, siccome c'è il telepass, non si deve fermare e va a 30 km all'ora attraverso il casello? Banalmente a meno 30 km all'ora, perché è una maniera di calcolare come si combinano le velocità, no? Viste, classica. Il primo simbolo cos'è? Questo? Vai, ascolto, ma questo è... Allora, queste sono due V. Ah, V, non avevo capito. Questa è la velocità misurata in un sistema di riferimento, la velocità misurata nell'altro, e questa è la velocità relativa tra i due sistemi di riferimento. In tutto questo, ed è per questo che parliamo di relatività ristretta, si fa sempre l'ipotesi, non lo dico più, che si parla sempre di sistemi di riferimento in moto relativo l'uno rispetto all'altro a velocità costante, perché se no si complicano le cose. Va bene, allora queste sono... Queste si chiamano tra l'altro convenzionalmente le trasformazioni di Galilei, anche se Galilei non le ha mai scritte, non ha mai scritto un'equazione in vita sua, tra l'altro, perché non usavano il linguaggio algebrico o analitico che usiamo noi, ragionavano per via geometrica all'epoca. Ma comunque. E se volete, qua dentro, in queste ricette semplici, ci sta la struttura dello spazio-tempo della meccanica classica. Lo spazio e il tempo della meccanica classica sono fatti così. Muovendosi le velocità cambiano secondo queste ricette semplici, il tempo è uguale per tutti.
tutti, e adesso finiamo questa prima parte, però le accelerazioni, che sono variazioni di velocità, sono anche quelle uguali per tutti, perché questa è una velocità, ma siccome questa velocità è costante, se cambio una di queste cambia allo stesso modo la velocità vista nell'altro sistema di riferimento nello stesso intervallo di tempo, e quindi le accelerazioni sono invece cose interessanti, e questo è il succo del cambiamento di domanda che si ha da quando si passa dalla fisica aristotelica alla fisica del 600. Non me ne importa niente di sapere perché i corpi si muovono, voglio capire perché i corpi cambiano le loro velocità, perché quella è una cosa che non dipende da come li guardo, è una proprietà intrinseca ed è legata infatti al fatto che sentono un'interazione, cioè un effetto fisico presente nel mondo, quale che esso sia adesso. Quindi lo schemino di tutta la faccenda è questo, e come ci si è arrivati adesso è un'altra storia, insomma. Però vale la pena di raccontarla perché è divertente, e poi tra l'altro è esperienza di senso comune, insomma queste cose le sappiamo. Ma quando sono state formalizzate queste? Quando sono state formalizzate in questo modo, cioè chi è che per primo ha scritto questa roba? Meno. Qualcuno tra il 700 e l'800, direi io, che poi francamente non lo so esattamente. Dal punto di vista dello formale arrivano tardi, anche se l'idea che c'è sotto era nota da tempo, insomma. E l'idea tra l'altro è quella espressa, ma è la pena di raccontarlo perché è sempre molto bello, c'è quel celeberrimo passo di Galilei nei dialoghi sulle massimi sistemi in cui enuncia di fatto quello che poi si chiama il principio, anche se lui non lo chiama così perché la terminologia arriva molto più tardi, no? Quando racconta il fatto che se vi chiudete dentro la stiva di una nave e vi mettete a fare quello che vi pare là dentro, non ha importanza, tirate la pallina da una parte e dall'altra, fate le scale. La cosa più divertente è c'è il secchio d'acqua appeso al soffitto, pieno d'acqua, fate un buco e l'acqua, ovviamente le gocce d'acqua, plin plin, cadono sulla verticale del secchio, eccetera, 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 e tutto va bene. La nave è ferma nel porto. Poi, ma voi non lo sapete, la nave molla gli ormeggi, piglia e parte. Di moto equanime, come dice Galilei, cioè nel linguaggio nostro, di moto rettilineo uniforme, voi non vi accorgete di un accidente. Ma l'acqua? Ma l'acqua sì. No? L'acqua no? Se tu stai in una nave che si muove rispetto al mare, tranquilla, liscia, e tu attacchi in secchio al soffitto, pieno d'acqua, fai un buco, l'acqua dove cade? Con la bomba aerea. Eh? Con la bomba aerea. La verticale, questa è l'importanza, vedi la goccia d'acqua che cade in verticale sul pavimento esattamente come faceva quando la nave stava ferma, non ti accorgi di niente, ma è quello che sappiamo tutti benissimo, stare dentro lo scompartimento del Freccia Rossa, purché non stia curvando, che va in linea retta a 320 km all'ora, voi non potete dire, stando chiusi dentro lo scompartimento, a che velocità sta andando il treno, e o se sta fermo, che è la stessa cosa. Perché tutto quello che potete fare di esperimenti di fisica dentro lo scompartimento non dipende dalla velocità. Ve ne accorgete se frena, grazie, perché allora c'è questa, c'è quindi un effetto fisico che ha prodotto un effetto visibile sul moto, un cambiamento nel moto delle cose, mi rovescio il caffè e mi casca addosso perché il treno è una inchiodata, ma se no non lo vedo. Questo è il principio della relatività. Il succo dell'idea, e cioè che infatti poi si chiama infelicemente così, il principio di relatività in realtà andrebbe enunciato così, indipendentemente dal particolare sistema di riferimento relativamente al quale descriviamo il mondo, le cose che ci interessano sono quelle che non ne dipendono, non gli invarianti, perché sono le proprietà del mondo, che sono quelle che sono, d'accordo? E sono quindi le forze, in prima battuta, cioè quelle cose che poi si possono modellizzare matematicamente, eccetera, insomma rappresentano la natura delle interazioni che avvengono tra le cose che stanno nel mondo, e quelle sono cose, sono quello che sono. Insomma. Va bene, allora fin qua questo più o meno, anche se lo si dice magari in un altro modo e con meno enfasi, è quello che qualunque ragazzino impara nei primi 2-3 ore di fisica quando si fa la cinematica e si introducono
tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Si introducono quindi lo studio coordinate, il tempo, la velocità, l'accelerazione, e poi si arriva a scrivere il principio della legge di Newton, scritta in questo modo semplice. Ovviamente poi, se non vuoi fare cose per bene, questa matematica da diventare più complicata e tocca saperla maneggiare, ma per quello che ci interessa l'idea è quella, insomma, no? Spero che sia abbastanza chiara. Oh, dopodiché, che succede ancora? Succede che poi uno appunto vuole capire che qual è l'effetto di queste cose. E per esempio, questo, vediamo un po' se di queste cose se riecheggiano memorie. Uno si chiede, vabbè, sto studiando il movimento dei corpi, un corpo che si muove, però è chiaro che insomma, qualitativamente un'automobile che si muove a 50 km all'ora è una cosa che si muove. Una mosca che si muove a un metro, a mezzo metro al secondo, è anche quella una cosa che si muove. Però, e mo lo dico con il linguaggio con cui lo dicevo nel 600, la quantità di movimento che c'è dentro l'automobile che si muove a 100 km all'ora è un po' diversa da quella che c'è dentro la mosca che si muove a 50 cm al secondo. Questa idea assolutamente qualitativa, che però si capisce, insomma, l'effetto che mi fa, se mi piglia, è diverso, per esempio. La quantità di movimento è proprio la parola, nasce da definire che è sta roba. Come sappiamo, non posso fare un trattato di storia della meccanica, questo porta, quando si passa dalla cinematica, cioè dal movimento nello spazio e nel tempo, allo studio delle forze, cioè delle cose fisiche interessanti, a introdurre in meccanica classica le grandezze dinamiche, le grandezze della dinamica, che sono, e adesso il significato da qualitativo diventa preciso, la quantità di moto e l'energia cinetica. Sono due grandezze legate al movimento dell'oggetto, no? La quantità di moto, che in genere si indica come P, è il prodotto della massa per la velocità, e l'energia cinetica è un mezzo, non ce lo metto perché mi sta antipatico. Nel senso che concettualmente è rilevante, dopodiché l'energia cinetica è un mezzo MV quadro per delle ragioni che hanno a che fare col calcolo, per sistemare le cose, ma concettualmente, cosa esce fuori quello lume? Cioè, perché il povero Cristo, di studente, deve ricordarsi che l'energia cinetica è il prodotto della massa, la massa, dipende dal quadrato della velocità, si capisce questa cosa, ma perché ci deve stare quello lume? Ma chi ci ha messo? Ma chi l'ha ordinato? Se non si fanno i conti per bene, quel lume rimane un mistero che uno si deve ricordare, perché così l'ha detto la madre, insomma, anche per lui. Comunque mettiamocelo, perché poi c'è una buona ragione, ma che è tecnica e che non ha nulla di concettuale, d'accordo? L'importante è che a un certo punto si è capito, e ci è voluto tutto il 700, altro che Newton, non è che sapeva che cos'erano queste cose, ci è voluto un 120 anni di riflessione teorica sulla meccanica per capire che gli effetti del movimento potevano essere misurati con due grandezze dinamiche diverse che rispondono a leggi e proprietà differenti. Una è quella che originariamente riprende il nome storico della quantità di movimento, che poi si chiama quantità di moto in modo preciso, e che è il prodotto della massa per la velocità e che ha certe caratteristiche. E un'altra che si chiama, che poi nel 1850 si è cominciato a chiamare energia cinetica, cioè energia, la parola energia legata al movimento, che invece è il prodotto della massa a meno di mezzi per il quadrato della velocità, e intervengono a descrivere separatamente nelle opportune condizioni le cose che accadono in certi processi. Adesso qui c'è la parte, fin qua diciamo, se volete, se uno se queste cose le sa, se ricorda vagamente, ma sono cose che a scuola si raccontano, diciamo, no? Dopodiché a scuola si racconta pure, e qui comincia la parte interessante della faccenda, ci racconta pure che sotto opportune condizioni valgono delle leggi generali, leggi di conservazione si chiamano, per la quantità di moto e per l'energia. Non è molto, neanche molto importante che voglio ricordare, sono così a memoria, se qualcuno
si dimostra o si dice che gli studenti la devono ingurgitare a forza questa verità perché non gli viene dimostrata, ma in realtà è semplice farlo, che se c'è un sistema di corpi che interagiscono fra loro possono fare quello che gli pare, ma la quantità totale di moto del sistema si conserva, cioè la somma di tutte le quantità di moto dei vari componenti, purché il sistema sia isolato rispetto a tutto il resto dell'universo, e questa è una legge di conservazione, per cui perché viene usata per esempio per calcolare quando due corpi urtano, come sono fatte le velocità dopo l'urto, sono fatte in modo tale che la somma delle quantità di moto prima e dopo deve rimanere la stessa, perché vale questa legge di conservazione. E poi si dimostra che sotto altre condizioni, per esempio quando l'urto, come si dice, è elastico, si conserva anche la somma delle energie cinetiche, vale un principio di conservazione dell'energia. E tutte queste cose o si dimostrano o si evinciano in maniera più o meno farraginosa. E allora invece adesso voglio fare vedere un'altra cosa, sempre restando, stiamo a parlare appunto della meccanica classica, nel senso, che a me sembra importante per capire poi perché quando si passa alla relatività bisogna fare certe operazioni concettuali. Allora, intanto vi scrivo un piccolo, sperando che si veda, quell'altra manco lo scrivo perché tante volte, quella del tempo. Ecco, le coordinate e le velocità dei nostri sempre due sistemi di riferimento, no, si modificano in questo modo. Allora, supponete di essere arrivati a questo stadio dello studio della fisica, cioè la cinematica, no? Sappiamo cosa sono lo spazio, il tempo, il concetto del sistema di riferimento, i due treni che si muovono uno rispetto all'altro, che cos'è quindi una velocità, che cos'è un'accelerazione, sappiamo nient'altro, niente di niente. E abbiamo capito però una cosa. E finché rimango così, cioè finché c'è un corpo che si muove, che gli succede? Niente, cioè che vuol dire niente? Che continua a muoversi. Che continua a muoversi come se muoveva prima, perché non sta, perché se non gli succede niente vuol dire non sento. Quando è che comincia a accadere qualcosa di interessante? Quando sto corpo qualcuno gli dà una schicchera. Quando comincia a interagire con qualcos'altro. Allora noi vogliamo cominciare a studiare gli effetti delle interazioni. Costruiamoci, dato un corpo che si muove sulla nostra retta ideale, perché stiamo sempre lavorando in una sola dimensione, quindi stiamo costruendo un universo molto semplice, no? Cioè abbiamo un corpo che si muove, per esempio, in questa direzione, con una certa velocità. Benissimo. Adesso, per cominciare a fare fisica, devo fare interagire questo corpo con qualcos'altro, se no quello continua a muoversi. E quindi che faccio? Che mi invento? Cioè, inventatevi la più semplice interazione che mi posso immaginare, intanto che mi serve? Una forza? No, non so neanche che cos'è la forza, parola che non abbiamo ancora usato, non ne so niente, siamo qua. Voglio che questo vada a strafare, intanto mi serve un altro corpo. Voglio fare la cosa più semplice del mondo, come lo piglio quest'altro corpo? Uguale al primo, ovviamente, un'altra pallina, questa è un'altra pallina, uguaglia. Poi che faccio? L'interazione più semplice che ne posso immaginare fra questi corpi, qual è? Faccio sbadacchiacche, vuol dire che faccio, se no non succede niente, no? Quindi anche questa gliela mando contro, con una velocità, chiamiamola. Usiamo adesso una terminologia. No, questo è il corpo 1, questo è il corpo 2, sono uguali, li chiamo 1 e 2 perché però sono distinti, insomma, quindi questo è V1. Non vedo un cazzo. Non vedo niente? Vabbè, comunque, ho due corpi uguali che si vengono incontro con due velocità, V1 e V2 generiche, e a un certo punto quindi può. Se le velocità sono diverse, a un certo punto uno di due acchiappa l'altro e quindi sbattono. A quel punto succede fisica. Avviene un urto, più interazione di così se muore. Questi interagiscono. Va bene? Allora io mi chiedo, magnifico, c'è qualche cosa che posso dire sul... che cosa succede quindi?
In seguito all'urto, siccome c'è un'interazione, i corpi modificheranno le loro velocità. Dopo l'urto se ne andranno a spasso, di nuovo ciascuno per fatti suoi, ma con due velocità finali diverse da V1 e V2, perché ognuno dei due, avendo sentito, eccetera, eccetera. Benissimo. Possiamo dire qualcosa sulle velocità dopo l'urto? Che si conserva la quantità di... No, ma te, non voglio sapere se possiamo dire qualcosa noi che abbiamo studiato fisica. Voglio dire se possiamo dire, siamo a questo stadio della costruzione di questa roba. Non so cos'è la quantità di moto. Che saranno diverse rispetto a prima le velocità. Che saranno diverse rispetto a prima, sì, ma